Buondì, come andiamo? Io sto uscendo per andare a fare un giro in qualche negozietto di mobili e in realtà mi faccio accompagnare da voi, ma prima di tutto volevo vantarmi del mio nuovo outfit completo per la casa. Praticamente questa tuta in velluto verde ed è stupenda, me l'ha regalata mia madre. Lei non la voleva, ma era comunque un paio di taglie in più. È molto molto grande, ma ho capito che in realtà è questo come si ottiene quell'effetto tipo stile rilassato da cool girl. Allora, solitamente mi sa che lo indosserò con altri top perché mi piace avere un po' di aderenze, un po' di volumi diversi, ma oggi volevo proprio indossarla così com'è. E questo è quanto. Aspettate che facciamo un veloce outfit of the day perché lo stiamo per cambiare. Non è meravigliosa? Cioè, parliamone. È una cosa che probabilmente non avrei mai scelto di comprare, ma mi è arrivata gratis e mi sembrava molto comoda per non prenderla. Adesso devo decidere che cosa indossare oggi per questo nostro giro, appunto, e andiamo anche a trovare mia cugina e il piccoletto. Ovviamente lì per ovvi motivi non vi faccio vedere cosa succede perché comunque la privacy, ma questo è il piano per oggi. Vorrei qualcosa di comodo, ma allo stesso tempo molto chic. Questi pantaloni mi salvano sempre. Oggi vado per il velluto, non ce n'è. Questo velluto qua, bianco, anzi color crema. E cosa mettiamo sopra? Non so cosa scegliere, aiuto. Facciamo un outfit monocrome. Andiamo per questo. Questo è il secondo outfit of the day e si parte. Cosa ne pensiamo? Io sono super proud. È molto da brava ragazza, però ogni tanto ci vuole anche quello. Ogni tanto bisogna vestirsi da brava ragazza, giusto per cambiare, giusto per muovere un po' le acque. Allora, sono appena stata da Risparmio Casa, quindi piccolo aggiornamento, sono venuta per vedere se magari avevano rifornito con gli asciugamani quelli grandi, i teli. Non ancora, e ne ho approfittato per prendere dei sacchettini per la spazzatura, ma questo non ci interessa. E poi ho comprato questo profumo qua per tessuti e ambienti, Tesori d'Oriente. E la fragranza è quella del muschio bianco. Per la casa mi piace tantissimo i profumi, quelli classici, di Marsiglia, di muschio, proprio quelli plain, che sono sempre super eleganti piuttosto che quelli molto floreali. Qualche volta ci sta, ma non in cose così importanti come questo. Praticamente ho cambiato idea sul divano. Sono andata a cercare i tessuti e non ho trovato quello che volevo. E poi mi sono fatta anche un'idea di quanto costano e costano un po' troppo. E quindi ho deciso che non era un vestimento da fare, piuttosto che spendere più di 200 euro per rivestire un divano vecchio che quando ho aperto stava perdendo anche un po' di polverina da dentro, non so che cosa sia, forse immagino sia quella polverina che viene rilasciata dalla spugna quando ormai è consumata, ma fatto sta che alla luce di tutto ciò ho deciso di tenerlo ancora un po' così com'è, con la sua fodera lavata ovviamente e profumando i cuscinoni. È abbastanza pulito, però voglio dargli un po' un attimo di freschezza in attesa poi di trovare e comprare un divano che mi piaccia e che sia nuovo, bello e come voglio io, piuttosto che uno vecchio rivestito con così tanti soldi. E poi
Visto che l'altra volta quando sono andata a trovare il mio nipotino, non avevo fatto in tempo a comprare qualche cosa che mi desse soddisfazione, stavolta ho comprato questi giochini qua che servono, cioè è praticamente una spirale che si appende sul lettino o sulla palestrina per permettergli di giocare, di divertirsi un po', perché l'altra volta gli ho comprato delle cosine molto molto semplici, tipo delle paperelle per quando fa il bagnetto, ma adesso è ancora talmente piccolo che non se le gode nemmeno. E adesso che ho trovato qualcosa di bello, l'ho voluto comprare e adesso vado a trovarlo. Non avevo minimamente idea del concetto di questo negozio perché da fuori sembrava molto pettinato. È molto pettinato, ma sembra un posto dove vendono cose di seconda mano, ma belle ricercate. C'è di tutto, è bellissimo. Cioè, super particolare. Perderò un po' di tempo qui dentro. Io pensavo di entrare in un negozio pettinatissimo, invece questo è tutto super particolare. Sono tutte cose importate, mi dice la signora, e sono tutti pezzi quasi unici. Spettacolo. Questo è l'oggetto dei sogni, tipo vorrei una console così, anzi vorrei un tavolo così. Il tavolo è qua. Guardatelo. Stupendo. È il tavolo che avrò nella mia villa dei sogni. Spettacolo, è bellissimo. Questo negozio fuori dalla tangenziale, Alessone, progetto home. Wow, che bella scoperta! Ci sono tutti i mobili dal Messico, dall'Indonesia, oggetti vari, stupendo, un po' fuori dal mio budget. Però ogni tanto farsi un'idea di quello che ci piace. Ci aiuta anche a visualizzare un futuro che in questo modo si avvicina un po' di più. Buon sabato a tutti quanti! Ieri, come era da immaginare, non ho trovato il tavolo. Ho trovato un tavolo che è il tavolo dei miei sogni, ma che non va bene ovviamente per questa casa. Va bene per una villetta nel verde, rustica, così. Quindi, vabbè. Forse l'ho trovato su internet, online. Oggi volevo andare a fare un giro, ma mi sa che salta il giro per i negozi perché stamattina mi sono svegliata, ho fatto la mia solita meditazione, il mio solito lavoro sulla creatività, eccetera, eccetera. Poi ho fatto la to-do list di oggi e forse un po' esagerato come sempre. Tendo a riempire troppo le mie giornate con cose che vorrei fare e poi finisco per farne un paio e sentirmi male. Ma vabbè, ho fatto 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 punti per la mia to-do list e ne ho realizzato uno solo e sono le 2:28. Facciamo un applauso per me. Ma meglio di niente. Comunque, ieri non sono tornata a casa a mani vuote perché sono andata a trovare mia cugina e era da tempo che mi voleva regalare una cosetta. Si tratta praticamente di questo comodino qui. È bellissimo. Tra l'altro sta benissimo con il mio divano che adesso ho sfoderato perché devo ancora lavare la fodera. Ma vabbè, il tavolino ammetto che è un po' piccino per questo spazio qui, però per il momento va più che bene. Per il momento va bene così, poi col tempo si sistemerà.
Apprezzate un attimo anche la pianta che ho posizionato in quell'angolo e penso che ho finalmente trovato una posizione perfetta per lei, anche se forse verrà declassata dall'albero di Natale per un paio di mesetti. Però, bello, guardate qua. Super super proud, questo è il primo accenno di Natale e piano piano prende forma. Anche qui ho messo in esposizione il mio libro preferito di poesie e poi lì ho creato l'angolino libri da leggere. Non tutti, ma quasi tutti sono da leggere. Vabbè, con calma. Ora sto uscendo e vado a fare un paio di giri per comprare delle cosine. Tra l'altro, ieri ho comprato anche un coprivaso. Che però non va bene perché lo volevo appunto per la pianta che avete visto lì nell'angolo, ma purtroppo è troppo piccolo. Le dimensioni dichiarate non sono quelle vere. È questo vaso qui in ceramica, doveva essere un 24x26, 24 di diametro e 26 di altezza, ma non è così. Quindi lo riporto indietro. Anche se è bellissimo, non me ne faccio niente. E l'ho preso dalle Leroy Merlin. Ce n'erano tanti altri, ma non che mi piacevano. Non riesco a trovare dei coprivasi che mi piacciono, quindi uno dei giri che voglio fare adesso è un salto da centro giardinaggio di Monza e poi devo andare a riportare indietro il vaso, devo andare a comprare un cuscino. Perché stasera ho ospiti, infatti, viene a trovarmi la mia amica Marcella e l'unica cosa che ho fatto oggi, appunto, è stato pulire casa per renderla accogliente e devo dire che il profumo Tesori d'Oriente è buonissimo. E l'altro che avevo comprato per l'ambiente, il felce azzurra, l'ho spostato in bagno e inonda proprio. Lo spazio di profumo è squisito, sono tutti e due squisiti. E cos'altro? Devo andare a ritirare un po' di cose in lavanderia, devo andare a fare un po' di spesa, quindi temo che proprio il giro per i negozi per la casa salta ancora, ma vabbè. Ho ancora tante altre cose nella mia to-do list, ma temo che anche loro dovranno slittare. Intanto cominciamo ad andare a fare queste prime cosine. Vi faccio vedere l'outfit come sempre. Sto iniziando a vestirmi in modo un pochino più natalizio. Eccoci qua. Sto indossando dei jeans e un gilettino in cashmere di un rosso quasi bordeaux. E sotto una semplice maglia in cotone e sono super proud del mio outfit, lo adoro, perfetto per fare giri tra macchina e negozi, così rimango leggera ma allo stesso tempo coperta e non prendo freddo, soprattutto alla gola, quindi tendo a mettere i maglioncini col collo alto per evitare di mettere sciarpe. Let's go! Buongiorno a tutti quanti, dove siamo rimasti? Non mi ricordo esattamente, forse che ero uscita per cercare il tavolo che alla fine non ho trovato nel negozio fisico, ma credo di aver trovato online e forse settimana prossima con l'occasione del Black Friday ne approfitto e lo compro, ma ho trovato altre cosine molto molto belle, come questo coprivaso. Che è spettacolare, devo solo sostituire il vaso dentro. Allora, sono andata praticamente in questo negozio che si chiama Centro Giardinaggio, si trova a Monza, San Fruttuoso, proprio appena fuori dalla tangenziale e è super comodo anche per chi vive tipo in zona Bicocca, in zona Parco Nord a Milano. E vendono un po' di tutto per il verde interno ed esterno e per gli animali da compagnia. E praticamente ho trovato questo vaso, coprivaso in ceramica che è di un bello
Inspiegabile. È praticamente a chiazze, ma non so neanche come farvelo capire bene, però è tipo verniciato in questo modo con un po' di nero, verde, beige, è veramente stupendo e l'ho preso per metterci dentro questa pianta. Ovviamente l'ho preso più grande perché il vaso che ospita attualmente la pianta va cambiato perché la pianta sta crescendo, ha bisogno di più spazio. Ovviamente ho bisogno di un supporto per piante e quello lo cercherò anche con il Black Friday e ho comprato un secondo coprivaso. Ho preso praticamente questo coprivaso qui, sempre nello stesso negozio ed è bellissimo anche lui, sta veramente bene. Ed è super elegante ma allo stesso tempo moderno. Poi sono andata a fare un giro al negozio cinese dentro il vulcano, a Sesto San Giovanni, e ho preso finalmente una pirofila perché mi sono detta che forse posso ovviare il problema di dover lavare le pirofile con la carta da forno. Wow, che genio! E quindi ho preso questa pirofila in vetro che è perfetta per la mia friggitrice ad aria perché ha le dimensioni proprio giuste, 22,8 x 14,9. È di questo brand qui, però penso che si possa trovare in un qualsiasi negozio grande che vende tutta roba cinese, però ecco, sul vetro, sull'acciaio. Va più che bene. Ah, ho preso anche un'altra cosa e qui mi smentisco. Ho preso una cosa in plastica per organizzare le posate in the meantime. Lo trovo super comodo e perfetto per la mia cucina arrangiata. Mi permette di avere un po' più di agio mentre mangio, mentre cucino. Infine ho preso altre due cose da Leroy Merlin che mi sono resa conto che hanno immediatamente reso questa casa più casa, cioè più casa dove già ci vivi. E ci ho riflettuto parecchio, in effetti quando arrivi a casa e vedi queste due cose cambia tutto. Vi faccio vedere. Eccoci qua, ho preso praticamente il tappeto per l'ingresso e un porta ombrelli. Mi stanno piacendo veramente tantissimo, sono super eleganti e preferisco questo tipo di tappeto piuttosto che quello in cocco perché ce l'abbiamo già giù in ingresso e questo assorbe di più l'acqua. Sì, mi sono resa conto che ho detto tappeto, ma solo dopo. Era lo zerbino. Comunque, qui ho finalmente lavato e rimesso a posto la copertura del divano, che per il momento sarà così, sta benissimo, è perfetto. E ho deciso che appunto terrò da parte i soldi e mi comprerò un divano nuovo non appena lo troverò. E con questo direi che è tutto per oggi, è tutto per questo video, ci vediamo nel prossimo, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!